dopo il 1989 il conflitto di classe, lungi dall'essersi esaurito, si è riconfigurato in nuova forma. Ha abbandonato la tradizionale configurazione servo-signore, che vedeva contrapposta la borghesia al proletariato, e si è ridisposto nell'inedita figura di un nuovo assetto servo-signore, che vede contrapposta un'elite finanziaria neoligarchica e neofeudale, da una parte, la nuova classe dei dominanti, e dall'altra, nella posizione del nuovo servo, un'immensa massa precarizzata a tempo determinato, post-borghese e post-proletaria. Questa massa racchiude in sé il precipitare delle due tradizionali classi borghesi e proletarie, ceto medio e ceto lavoratore, che vengono distrutte oggi dall'elite finanziaria che sta gestendo univocamente il conflitto di classe. Fino al 1989 il conflitto era biunivoco, servo-signore. I diritti scaturivano dalla capacità del servo di organizzarsi e di conquistare conquiste sociali specifiche. Dopo il 1989 il conflitto diventa univoco, unilaterale, perché è l'elite dominante, neofeudale, neo-oligarchica a gestirlo. In che senso? Massacrando la massa precarizzata, riprendendosi tutti i diritti fondamentali uno dopo l'altro che la massa proletaria si era conquistata nel conflitto, come dice Hegel, in dem Kampf. Questa nuova massa precarizzata, ripeto, è l'esito del precipitare verso il basso, nell'abisso della vecchia borghesia e del vecchio proletariato. Il proletariato diventa precariato, cioè una massa amorfa di individui senza coscienza critica, senza coscienza oppositiva, senza conflittualità agonistica, senza i diritti del lavoro e sociali che si erano conquistati. L'altra parte di questa nuova massa precarizzata è data dalla borghesia dissolta ad opera dall'elite. L'elite sta portando via tutto alla classe media, mediante rapine legalizzate del sistema finanziario e della legge dei mercati. La classe borghese è distrutta nella sua materialità, nella sua struttura, ma anche nella superstruttura. Vengono dissolte tutte le grandi acquisizioni del mondo borghese moderno. La famiglia come luogo della stabilità affettiva e sentimentale. I luoghi pubblici, le radici etiche della società civile, scuola pubblica, sanità pubblica, welfare state, come luoghi della stabilità esistenziale degli individui. E infine viene dissolto lo Stato sovrano nazionale come luogo del primato della politica sull'economia. L'elite finanziaria dissolve insieme e il proletariato e la borghesia, è post-borghese e post-proletaria. Non può accettare il mondo del lavoro e della lotta di classe proletaria e non può accettare il mondo valoriale e culturale della borghesia, perché esso è incompatibile con la sola logica della finanza dominante, di cui l'elite è espressione, cioè la mercificazione integrale, l'economicizzazione totale del mondo della vita, la quale economicizzazione, per potersi realizzare, deve abbattere tutte le grandi conquiste del mondo borghese, famiglia, società civile, Stato, radici etiche, di modo che possa dominare ovunque la forma merce non più contrastata, non più limitata. Per questo la nuova elite finanziaria è sradicante e apolide, nemica degli stati sovrani nazionali, delle famiglie, delle identità di classe, dell'opposizione conflittuale al mercato. Oggi l'elite finanziaria sta compiendo una vera e propria ribellione, come la chiamava Christopher Lasch, la ribellione dell'elite. È la sola classe dotata di coscienza e di conflittualità e sta conducendo la lotta di classe riprendendosi tutto, massacrando la vecchia borghesia e il vecchio proletariato.